Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, dunque entriamo nel vivo della campagna elettorale, partiamo con gli speciali politicamente, questa sera dedicato alle elezioni a Calatabiano, il confronto tra i candidati sindaco, parleremo dei temi più caldi di questa campagna elettorale per i calatabianesi che il prossimo 11 giugno saranno chiamati alle urne. Do il benvenuto ai candidati sindaco che ci hanno raggiunto in studio, benvenuto a Stefano Di Bella, candidato sindaco della lista Calatabiano del Popolo. Buonasera. Do il benvenuto anche ad Antonio Petralia, candidato sindaco della lista Progetto Calatabiano. Buonasera a tutti. E do il benvenuto anche a Salvatore Trovato, candidato sindaco di Siamo Calatabiano. Buonasera e grazie per l'invito. Non è presente il candidato sindaco Giuseppe Intelisano di Calatabiano nel cuore, che ovviamente avevamo invitato, così come prescrive e come è necessario per un confronto tra i candidati sindaco. Allora partiamo con la prima domanda, riepiloghiamo anche per i nostri telespettatori quelle che sono le regole del confronto. Ci saranno 5 domande e ognuno dei candidati avrà 3 minuti per rispondere, alterneranno in sequenza. Ovviamente la cosa che raccomandiamo ai candidati sindaco, non è necessario, lo facciamo solamente per scrupolo e per precisione, non è possibile accavallarsi nelle risposte, ogni candidato ha il suo tempo e a quello si deve attenere. Partiamo con la prima domanda, parliamo di turismo. Quali strategie intendete mettere in campo per aumentare l'appeal della città di Calatabiano, in particolare per quel che riguarda il castello arabo normanno e per il lungomare di San Marco? Partiamo con Stefano Di Bella, che ha 3 minuti a disposizione per rispondere. Prego. Sicuramente quando parliamo di turismo l'argomento è abbastanza ampio, perché lei cita due luoghi, il castello San Marco, il castello chiaramente, e anche il litorale San Marco. Entrambi sicuramente portano turismo, se consideriamo il castello dobbiamo ricordare che il castello comunque appartiene alla Curia, quindi prima di poter ragionare su come poter sbloccare l'eventuale flusso turistico sul castello bisogna ragionare poi con la Curia e capire un attimino quali sono comunque le prassi da seguire e quali sono le indicazioni utili per poi poter gestire bene questa opportunità. Per quanto riguarda San Marco sicuramente il discorso cambia, perché San Marco è un litorale a mio giudizio abbandonato, quindi la prima cosa che verrà fatta su San Marco è quella di dare una bella ripulita e di poter sfruttare quello che comunque è la zona del boschetto, mettendo delle aree relax, inserendo sicuramente una pista ciclabile, sicuramente inserendo anche dei contesti utili per lo sport, quindi tutto quello che comunque può attirare l'attenzione per poter sicuramente garantire quel minimo di attrattiva utile al turista. Quando parlo di turismo io ragionerei molto più invece su Calatabiano città, perché nel mio programma elettorale, nel nostro programma elettorale, abbiamo previsto di creare delle zone dentro la città di Calatabiano legate alla città d'arte e alla città medievale, oltre ad inserire nuovi contesti di festività all'interno appunto del territorio. Quindi è lì che dobbiamo ragionare sul vero turismo. Sicuramente quando parliamo di città d'arte pensiamo di dipingere un quartiere legato all'arte e poter creare in quella zona lì dei luoghi di fiere, mostre e quant'altro possa essere legato all'arte. Non escludiamo la possibilità di rilanciare l'abito medievale ogni prima domenica del mese, anche quello sarà un'attrattiva, viene già fatto in città importanti come Tallinn o in Francia, quindi a noi piacerebbe rilanciare questo tipo di turismo nuovo, creando appunto queste attrattive che segnaleremo. Altre iniziative del turismo sarà sicuramente quella di creare la festa del Cavaliere, che è una novità che vogliamo lanciare, e sicuramente riprendere quello che già abbiamo, vedi la festa della Nespola, vedi alcune altre festività, cercando di migliorarle, creando appunto quelle condizioni di comunicazione fuori dalla città di Calatabiano, che secondo noi è importante. Benissimo. Antonio Petralia, strategie sul turismo, in particolare su Castello Arabo Normanno e sul lungomare di San Marco. Ci sarebbero da realizzare degli interventi
diciamo, su due piani diversi. Il piano della programmazione, che riguarda per esempio la fascia a mare. Io voglio ricordare che noi, la mia precedente amministrazione, perché io sono l'ex sindaco del comune di Calatabbiano, aveva già programmato tutto il litorale, facendo poi successivamente adottare alla nuova amministrazione, perché l'abbiamo prodotto noi, il nuovo piano di spiaggia, che ora si chiama PUDM. In questo piano di spiaggia sono inserite una serie di previsioni importanti per lo sviluppo turistico, tra cui il collegamento, una passeggiata lungomare fatta, diciamo, con una struttura in legno, che proprio da così da realizzare un fronte mare vero e proprio. L'area, diciamo, centrale viene trasformata in una piazza pavimentata, in un giardino annesso, quella dove si arriva attualmente, che è un'area sempre demaniale marittima. Il riutilizzo della fascia boschiva a lotti, potendole dare sia agli attuali concessionari, ma anche prevedendo la possibilità di dare concessioni nuove. Quindi la programmazione del territorio per diciamo investire nel turismo è importante. Questa è la prima cosa che sicuramente porteremo avanti, o meglio completeremo, perché nei 5 anni che sono trascorsi queste cose purtroppo non sono state, sono rimaste nel cassetto. L'altra cosa, il rapporto con il castello, anche lì è un'opera che è iniziata durante la precedente amministrazione, in questo periodo si è totalmente fossilizzata. Io già ho preso dei contatti informali con gli attuali responsabili della gestione del castello. Riteniamo che possa essere una proposta fattibile quella di, a questo punto il comune entra, diciamo, in qualche maniera nella gestione, la cogestione anche attraverso dei privati di questa struttura importante, la quale deve essere cucita naturalmente al centro storico attraverso delle navette, attraverso delle iniziative che possono in qualche maniera far sì che diciamo, questo polo culturale possa dare anche i propri visitatori verso il centro urbano, verso il centro abitato. A questo poi naturalmente si aggiungono tutta una serie di iniziative che già sono state fatte nel centro storico, tipo le famose celeberrime serate medievali, che anche quelle lì vanno diciamo organizzate meglio. La devo fermare. Salvo Trovato, strategie per lo sviluppo turistico, in particolare su Castello Arabo Normanno e San Marco. Ma io credo che Calatabbiano ha tutte le qualità per poter essere una meta turistica, ma purtroppo ad oggi non lo è, sia per la propria ubicazione territoriale, per la propria vicinanza alla Perla Ionica, a Taormina, che anche per la propria vocazione, le proprie qualità naturalistiche che ha. Nella domanda faceva riferimento al litorale di San Marco. Ecco, noi lì vogliamo partire dalle piccole cose, però concrete, che si possono realizzare sin da subito. Innanzitutto vogliamo migliorare e rendere carabile la Regia Trazzera, perché è impossibile che andare a mare significa dopo una settimana andare a sostituire il filtro della propria macchina. E anche per renderla praticabile anche per più mesi e non solo per 1 o 2 mesi soltanto, anche perché alle prime piogge poi va in disuso. Vorremmo rivalutare il boschetto, l'area boschiva, facendo delle vere e proprie aree picnic. Mi ricordo per esempio la scorsa estate mi trovavo lì in spiaggia e con degli amici che avevo ospitato, erano venuti dalla Toscana. Mi ricordo la ragazza mi chiese, dice, come mai nel boschetto non c'è un'area attrezzata a picnic, era ora di pranzo. E lì sinceramente ho provato anche un po' di disagio, perché visto sono cose così tanto semplici da poter fare, che poi di fatto sembra uno che si perde in un bicchiere d'acqua. E un'altra cosa su cui vogliamo puntare quindi è riqualificare il boschetto, riqualificare la Regia Trazzera, creare delle vere e proprie piste sia ciclabili che per la corsa. E poi vogliamo puntare tanto sul fiume Alcandara. Ecco, questo è uno dei siti naturalistici che ad oggi è stato poco valutato, malgrado vi sia il
parco fluviale dell'Alcandara. Noi abbiamo pensato di fare un vero e proprio contratto fiume, sia con l'ente parco che con le associazioni ambientaliste, in modo tale da poter sia tutelare la qualità delle acque, che soprattutto in quest'ultimo periodo sono stato al centro dei media, ma anche cercando di creare dei sentieri naturalistici che proprio dalla spiaggia, dalla foce, permettono di raggiungere il paese e anche il castello. Creando dei veri e propri sentieri, anche perché vanno rivalutate, noi abbiamo delle vere e proprie gole nel nostro territorio che a mio avviso non sono state meritate, non sono state riqualificate, tenute in considerazione per come meriterebbero. Salendo questo sentiero, quindi, che parte dalla foce, potrebbe arrivare fino al paese e sotto il Monte Castello, da dove poi si potrebbe andare anche a raggiungere il castello. Ultimi 15 secondi. Quello che ovviamente andremo a collegare anche il castello con il territorio, perché ad oggi è rimasto a sé stante, non ha avuto nessun collegamento né con la comunità né tantomeno con i turisti. La devo fermare. Seconda domanda, parliamo adesso di centro storico. Quali iniziative porterete avanti da sindaci per migliorare viabilità e vivibilità del centro storico di Calatabbiano? Stavolta partiamo con Antonio Petralia, candidato di Progetto Calatabbiano. Ma il centro storico è certamente una parte importantissima di Calatabbiano e noi la attenzioneremo nel migliore dei modi possibile. Sicuramente è importante, insisto ancora, la parte della programmazione. Anche lì lo strumento del piano regolatore, che disciplina le iniziative e le attività all'interno del centro storico, se venissero portate avanti, perché anche in questo caso il piano regolatore è uno degli strumenti che erano arrivati a buon punto e anche questi sono stati riposti per qualche annetto nel cassetto, permetterebbero ai privati di fare dei piccoli investimenti di miglioramento proprio della struttura edilizia. Quindi la prima cosa, concludere l'iter del piano regolatore. Poi a questo devono essere affiancate delle iniziative che lo valorizzano. Allora, una delle tante sicuramente è quella di incentivare l'utilizzo dei piani terra per delle attività artigianali e delle attività commerciali, dando così l'esenzione su alcune parti, diciamo, dei tributi locali, non del tutto. L'altro è quello di creare delle manifestazioni, che il centro storico di Calatabbiano ha diversi scorci che sono molto così attraenti dal punto di vista turistico, quindi vanno fatte le iniziative del tipo, io faccio sempre questo riferimento, o con delle mostre itineranti, diciamo, lungo le strade, o anche delle iniziative del tipo che sono state fatte in alcune zone della Sicilia da un importante attrattore d'arte e di turismo, che è quello di fare la tela che viene lunga 2 chilometri, che viene dipinta così dai cittadini e dagli artisti che si vogliono raccogliere a Calatabbiano. Quindi si devono organizzare delle manifestazioni importanti. Poi noi abbiamo le famose e celeberrime serate medievali con il palio, e anche queste sono delle iniziative che hanno attratto tanto turismo e noi sicuramente le porteremo e cercheremo di articolarle in modo da far sì che i turisti vengano a visitare il nostro centro storico, a poterne godere in qualche maniera anche le bellezze. Salvo Trovato, quali strategie per migliorare viabilità e vivibilità del centro storico? Ma io credo che il centro storico ha perso il suo splendore originale. E noi abbiamo inserito nel programma di mettere su un vero e proprio piano particolareggiato per il centro storico, un piano che prevede sia una riorganizzazione da un punto di vista di viabilità, anche perché molte parti del centro storico non sono raggiungibili dai mezzi, e quindi in questo piano va previsto anche un piano di emergenza per nei casi in cui dovesse intervenire un'ambulanza o i vigili del fuoco, mentre poi abbiamo visto un vero e proprio piano del colore per ridare un tocco di riqualificazione, un tocco di unicità
al centro storico. Questo piano del colore noi l'abbiamo previsto e abbiamo previsto anche una defiscalizzazione. La defiscalizzazione è sulla base dell'investimento. Un privato che ha un immobile ubicato nel centro storico può creare dei lavori e noi li scomputeremo con le tasse nel tempo, sulla base dell'investimento. Abbiamo previsto anche un parcheggio adiacente al centro storico, perché uno dei problemi principali del centro è proprio quello dei parcheggi. E abbiamo pensato di riqualificare una piccola parte dei gambetti polivalenti di Via Umberto e destinarli a parcheggio, in maniera tale da poter utilizzare quanti più spazi possibili adiacenti al centro per arricchirli di verde. Noi vogliamo creare attorno alla piazza una vera e propria isola di verde. Ma la cosa che più è importante per il centro storico è il piano del colore, perché comunque noi abbiamo un bellissimo borgo e vogliamo che questo borgo abbia un tocco di colore, abbia un tocco di unicità. Va anche detto che nel programma abbiamo inserito far coadiuvare sia i privati che la pubblica amministrazione da un pool di tecnici per cercare di percepire quanti più finanziamenti regionali, nazionali e comunitari possibili, perché soprattutto in questi anni ci sono stati tanti bandi dal Dipartimento di Protezione Civile per la messa in sicurezza del centro storico, perché è la parte in cui magari sono dei fabbricati che non hanno avuto un giusto adeguamento sismico, e devo dire che purtroppo questi fondi sono rimasti inutilizzati proprio per carenza di progettazione, e quei pochi progetti che sono stati presentati al comune non sono stati portati avanti dalla pubblica amministrazione. Quindi noi vogliamo essere incisivi sul centro storico e poi ovviamente andare a creare anche delle aree di sosta, ultimi 15 secondi, delle aree di sosta, dei veri e propri parcheggi rosa adiacenti agli esercizi commerciali del centro, in maniera tale che chi ha una bambina o è in gravidanza può più comodamente parcheggiare. Andremo a creare dei posti per far parcheggiare le bici e i motocicli. La devo fermare. Stefano Di Bella, quali strategie per migliorare viabilità e vivibilità del centro storico? Io ritengo che le due cose, viabilità e vivibilità, sono due cose strettamente collegate, perché se la gente che vive a Calatabiano non ha viabilità, chiaramente vive male. Ieri mi capitò vedere una signora anziana che partiva da Pasteria a piedi per arrivare fino al centro della piazza per assistere ai comizi. La cosa è impensabile. Cioè, non avere neanche un mezzo di trasporto che possa collegare i quartieri periferici al centro storico della città lascia pensare appunto una cattiva vivibilità del luogo. Quindi va sicuramente inserito un contesto di un trasporto urbano, di piccoli mezzi che gireranno comunque i quartieri periferici per aiutare la gente, chi si deve farsi la spesa, chi vive più nelle zone un po' più periferiche, vuole venire al centro o al mercato e quant'altro, bisogna comunque adeguare il centro di mezzi urbani e anche i quartieri, chiaramente. Ma al di là di questo, di quello che sono i mezzi urbani, la vivibilità è anche dettata anche dal semplice fatto che mancano i bagni. Calatabiano è stato uno dei paesi che aveva i bagni uomo e donna ancora prima che la gente non li avesse in casa, e oggi ci ritroviamo in una situazione in cui praticamente abbiamo i bagni chiusi ormai da anni, e le persone anziane, diversi pensionati, se noi consideriamo circa su 5.000 abitanti 1.600 sono persone anziane, non hanno un bagno dove andare, stanno lì in piazza tutto il giorno, cercano la cortesia di entrare in un bar per andare in un bagno. Quindi anche questi piccoli dettagli sono talmente importanti per rendere vivibile un luogo. Poi è chiaro, il verde è una cosa che auspichiamo un po' tutti, è chiaro che diamo un po' di colore, è chiaro che cercheremo quantomeno di rendere Calatabiano bella per chi ci vede, e mi ricollego al discorso del turismo che facevo prima. Se il turista vede una città bella, vivibile, farà il passaparola porterà sempre più gente. Conseguente a questo passaggio dobbiamo ragionare su quello che sono le botteghe commerciali, perché al momento io non vedo attività a corsi commerciali, e quindi sarebbe opportuno ragionare su quelle che sono quelle botteghe da censire o abbandonate da censire e destinarle chiaramente a delle attività commerciali, artigiani e quant'altro. Quindi tutto ciò che ha a che fare
col miglioramento della vita, ma anche il semplice servizio. Noi abbiamo degli sportelli che saranno programmati e che non costano nulla, perché sono appuntamento semplicemente delle segnalazioni di sportello, dove ci sarà anche chi si occuperà del disabile, tosto che dell'anziano, tosto che quello che ha bisogno dei farmaci o di qualcuno che gli faccia la spesa. Quindi tutti questi servizi a misura d'uomo sono dei servizi talmente semplici da realizzare e neanche costosi, che oggi nel 2017 vanno fatti per migliorare la vivibilità della gente. Mi ricollego un attimo alla viabilità, al discorso delle strade. Calatabiano mancano delle strade, soprattutto in aree non centrali, ma soprattutto quelle periferiche. Ricordiamoci che Calatabiano non è solo ultimi piazza. 15 secondi. Ricordiamoci che Calatabiano non è solo la piazza centrale. Dobbiamo allargare il contesto urbano di Calatabiano. Ci sono altre zone che vanno rivalutate e dobbiamo far crescere quel centro urbano, facendo diventare una grande città Calatabiano. Benissimo, noi ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario, qualche minuto, e poi il confronto tra i candidati a sindaco di Calatabiano prosegue. Lo staff di Pronto Carni al completo vi invita a gustare le più fantasiose delizie del palato, realizzate con carni e formaggi nostrani di alta qualità. Per i più golosi, prodotti tipici di Bronte e Montalbano, salume e salsicce preparati sapientemente secondo la tradizione siciliana. Generi alimentari di ogni tipo, e per chi non si accontenta della solita bistecca, troverete tutti i giorni porchetta, prosciutto cotto e mortadella di nostra produzione. Pronto Carni di Garufi Roberto, via Principe di Piemonte numero 172-174, a Fiumefreddo di Sicilia. Qualità e cortesia. A Giarre è tornato lo storico marchio SNAI, agenzia di scommesse ippiche sportive, con ampia sala VLT. Non più gioco d'azzardo, ma un modo e un luogo legale, sicuro e responsabile, dove trascorrere momenti di puro e sano divertimento da soli o in compagnia. Punto SNAI, centro scommesse ippiche sportive, in Viale Libertà, angolo Via Bellini. Un modo alternativo e simpatico per tentare la fortuna. Dai, non perdere tempo, diventa protagonista anche tu. Iscriviti alla nostra scuola di pallavolo in via Rosolino Pilo a Giarre. I corsi inizieranno il 1° settembre e saranno diretti da allenatori di esperienze internazionali, ex atleti di Serie A. Con la New Image potrai partecipare anche tu ai campionati giovanili under 12, 14, 16, 18, maschile e femminile. Per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, corsi di mini volley in tarda serata, gli over 20 potranno divertirsi insieme. New Image Volley Giarre, veicolo di messaggi positivi. Integrazione, impegno, rispetto, ambizione. Per info telefona al 39 34 53 77 85 oppure tutti i pomeriggi presso la segreteria di via Rosolino Pilo a Giarre. Crescere con noi sarà un motivo entusiasmante. Agriturismo La Pietrantico Monti. Accoglienza, natura e ristoro. È la concretizzazione di un gesto d'amore di un uomo per la propria terra. La nostra è una cucina genuina, con piatti locali della tradizione siciliana cucinati con i prodotti del nostro orto. E per il vostro relax vi aspettano confortanti camere. Sono Alfio, il titolare della Pietrantico Monti, e questa è la mia squadra. Nunzia, Maria Rita, Agata. Vorremmo accogliervi come in famiglia. Buongiorno, sono venuto a trovare mia zia. Io lo so, già lo so. Sarà il solito posto cupo, buio. Ma si ha reggia di Caserta. Zia! Zia! Ma sembra la cucina di Masterchef. Ma chi è sto Giauro? Zia, devo cercare mia zia. Zia! Zia! Ma c'è qui? Ah, lei è il dottore?
Centace, perfetto. Posso andare? Zia! Zia, ma questo posto è bellissimo. La cucina, le stanze, ci sono le animatrici, fate le gite, avete pure il dottore, l'ascensore. Te manca solo uno catasciuscia. Sì, ho preso una decisione. Resto qui con te. Sei contenta? Villa delle Rose, residence per anziani. Corso Italia 147, riposto. Radio Monte Carlo. Chic and pop. Rientriamo in studio, continua il confronto tra i candidati sindaco del comune di Caltabiano. Partiamo con la terza domanda, parliamo di opere pubbliche. Considerato che ormai i bilanci dei comuni sono ridotti all'osso e anche partecipare ai bandi è complicato perché i fondi strutturali europei tramite la regione non sempre i bandi vengono pubblicati con regolarità, insomma, mettere in piedi, realizzare un'opera pubblica è oggettivamente difficile. Alla luce di tutto ciò, provate a illustrare un progetto, un'opera su cui intendete puntare da sindaco nel prossimo quinquennio. Stavolta partiamo da Salvatore Trovato, candidato sindaco di Siamo Calatabiano. Ma come ho detto prima, noi, anche perché in questi anni ho avuto modo di conoscere i limiti dei funzionari della pubblica amministrazione in atto al comune, e proprio per questo vorremmo affiancare un vero e proprio pool di tecnici in grado, formato proprio da professionisti ed esperti in bandistica, per cercare di percepire quanti più finanziamenti regionali, nazionali e comunitari possibili. Noi quindi sappiamo quali sono le strutture di cui Calatabiano ha bisogno, ne ha bisogno di tante. Con questa squadra di tecnici e di esperti cerchiamo di percepire quanti più finanziamenti. Ecco, ma vogliamo anche sin da subito dare una risposta riqualificando i campetti polivalenti di via Umberto e i campetti polivalenti di via Torrente Zambadaro nella frazione di Lapide Pasteria. Questo noi lo vogliamo fare sin da subito. Io l'ho detto che metterò a disposizione la mia indennità da sindaco, quindi creeremo un apposito fondo e cercheremo di riqualificare queste aree, perché questa a mio avviso è una delle aree più importanti, perché la sera spesso sono in piazza e vedo, così come accadeva quando ero ragazzino io, quindi parlo di 20 anni fa, che i ragazzi giocano nelle strade, spesso gli scappa il pallone nella strada e rischiano anche di essere investiti, oppure vengono anche rimproverati da chi è in piazza. Tutto questo non è normale. L'ho detto, ho a cuore, partirò da questo. Da questa riqualificazione di quest'area lo farò sin da subito, perché qualora venissi eletto, ovviamente, perché i fondi sono immediatamente disponibili. Quindi cercherò di riqualificare quest'area, di creare un'area gioco per i bambini, e lo stesso verrà fatto anche per la frazione di Pasteria, riqualificando, come ho detto prima, i campetti di Lapide Pasteria. Cercherò anche di reinserire nel progetto che oramai è stato bandito di riqualificazione di Piazza Mercato i bagni, il ripristino dei bagni pubblici, perché malgrado è stato fatto un emendamento in sede di consiglio proprio specifico per reinserire nella progettazione e riqualificazione dei bagni, l'amministrazione non l'ha assolutamente tenuto in considerazione. Proprio non tenendo in considerazione assolutamente un atto di indirizzo, tra l'altro votato all'unanimità. Quindi anche questo sarà uno dei primi interventi che andremo a fare.
Stefano Di Bella, quale opera pubblica cercherà di portare avanti qualora eletto sindaco? Ma innanzitutto ci tengo a precisare che non è neanche tanto vero che i bandi siano così difficili da ottenere, che i fondi siano difficili da ottenere, perché ritengo che se non si fanno progetti, se non si richiedono questi soldi, è chiaro che non arrivano. Le ultime amministrazioni non hanno chiesto questi soldi e quindi è chiaro che non sono arrivati soldi per creare grandi opere. Io ritengo invece che se pensassimo per un attimo alle grandi opere che vanno fatte a Calatabiano, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Perché ci sono delle opere urgenti, non abbiamo una via di fuga per esempio su Calatabiano, qualora dovesse avvenire un'emergenza abbiamo il ponte dell'uscita di Calatabiano, Monteforte, che praticamente è un ponte tra l'altro lesionato, che bisognerebbe già da subito sistemare. Quindi ci sono delle opere importanti che rientrano nel piano sicurezza, ma lì rientra la protezione civile, altri tipi di problematiche. Se dobbiamo pensare invece a bandi progettuali, anche lì come si fa un pool di tecnici? Bisognerà pagarli. Quindi sicuramente la cosa prima da poter ragionare è quella di trovare un progettista esterno, totalmente esterno, che verrà pagato al raggiungimento di questi fondi, al raggiungimento appunto di questi obiettivi. E fra i progetti che potrei immaginare da subito sicuramente è quella di completare quello che già abbiamo, già iniziato. Se noi vediamo la zona dei campetti polivalenti, lì c'è un anfiteatro che va ripreso, ricontrollato, ristrutturato e ne facciamo subito uso. C'è l'area mercatale, un'area che è stata iniziata e abbandonata. Quindi io ritengo che ci sono delle opere che vanno per un attimo riattenzionate. Mi riprometto di poter prendere in mano quelle carte per poter capire un attimino lo stato dell'arte di questi progetti. Una volta che abbiamo in mano quelle carte cercheremo di capire come ottenere i fondi prendendo un progettista esterno, e lì ci adopereremo per creare appunto, per ottenere un risultato, perché le opere vanno iniziate e completate. Non possiamo sempre ragionare che iniziamo quell'opera, poi, come si dice dalle nostre parti, come finisci seconda. Non funziona così, perché questo crea semplicemente un danno alla popolazione. Noi non possiamo creare danni, dobbiamo incominciare a pensare di progettare un progetto dall'A alla Z. Quindi i soldi devono coprire tutto l'iter economico. E quindi ragionare su quelli che sono i progetti sarà uno dei prossimi obiettivi. Sicuramente, ripeto, sicuramente penseremo all'area giochi per i bambini, perché Pasteria non ha un'area giochi. Incominceremo a pensare a delle zone sportive, perché no? Sicuramente parlavamo prima di San Marco nel creare dei campetti sportivi anche lì, sulla spiaggia, ce ne sono tanti nel contesto di Barcellona e Spagna. Ultimi 30 ci stanno, secondi. E possono essere realizzati senza neanche tanti costi poi alla fine. Quindi credo che siano opere fattibili e, ripeto, è da rivedere bene con le carte in mano. Ecco, mi riprometto di fare questo. Antonio Petralia, un'opera pubblica da portare avanti qualora eletto sindaco? Nel nostro programma più che un'opera ce n'è diverse, anche perché anch'io puntualizzo che la possibilità di attingere a dei fondi esterni, fondi europei, partecipare ai bandi è qualcosa che si può fare. Noi l'abbiamo fatta per anni, abbiamo fatto decine di opere pubbliche, le abbiamo anche completate e consegnate alla collettività. E quindi sarà necessario sicuramente partecipare ai bandi e cercare, perché escono i bandi, non è vero che non ci sono i bandi, l'amministrazione attuale ne ha persi tanti di occasioni in questi anni. E noi punteremo su alcune iniziative abbastanza modeste, devo dire, e che per le quali già ci sono i progetti, perché a suo tempo li abbiamo predisposti, poi non siamo arrivati a fare il finanziamento, tipo il campetto. Anche noi vogliamo fare un intervento a Pasteria in una zona è semidemaniale, in parte è demaniale, e noi ci paghiamo pure la concessione. Su questo abbiamo un progetto definitivo, siamo convinti che sarà possibile riperfezionarlo e poter accedere anche al credito sportivo per realizzarlo, perché fino all'anno scorso sono usciti dei bandi proprio ad hoc per fare queste piccole strutture sportive. Così come anche nel centro, in via Umberto, gli ex campetti polivalenti, anche per quelli esiste un progetto da parte dell'amministrazione, però esiste anche una convenzione che abbiamo fatto a suo tempo con chi doveva realizzare l'outlet, che certamente andremo a rivedere,
proprio per poter realizzare queste strutture sportive ed affiancarci anche un'area da adibire a parcheggio, perché no, anche noi siamo convinti che sia molto importante per la fruibilità del centro abitato. Poi naturalmente un altro intervento importantissimo sarà la rifunzionalizzazione dei depuratori comunali. Questa è un'opera prioritaria perché sono attualmente bloccati e quindi incidono anche sulle condizioni anche turistiche sul nostro litorale, così come si dovrà intervenire per in qualche maniera difendere anche l'attività agricola, quella che è in atto, anche su alcuni tracciati viari importanti di penetrazione agricola, per due ordini di motivo: sia per consentire diciamo di continuare l'attività in essere, sia per poter far incentivare eventuali così interventi di investimento sul territorio agricolo. Ultimi 15 secondi. E sia anche per una questione così di geologica, no? Per contenere il dilavamento di alcune zone del paese, del territorio agricolo, che poi si immettono nel paese. La via di fuga però del torrente Santa Beatrice è importantissima e la realizzeremo, lo voglio citare perché è una cosa importante. Quarta domanda del nostro confronto: a Calatabiano è un tema, a Calatabiano devo dire, ma non solo a Calatabiano, in ogni campagna elettorale uno dei temi più forti su cui si dibatte maggiormente è quello dei dipendenti comunali, del personale. Da sindaci, qualora eletti sindaci, come, se e come intendete riorganizzare la macchina burocratica del comune? Partiamo con Stefano Di Bella, candidato sindaco di Calatabiano del Popolo. Sicuramente quando prendiamo l'argomento lavoro, soprattutto in ambito comunale, diventa abbastanza complessa la domanda, perché è chiaro che tocchiamo la vita della gente che c'ha famiglia e quant'altro, sono sempre degli esseri umani, però lì faccio un discorso partendo da zero. Questa gente lì non deve pensare che si è seduta in una poltrona, ha preso il posto e deve stare bella tranquilla. Quindi la prima cosa che va fatta per chi sarà il sindaco sicuramente è quella di rivalutare tutto l'operato di chi lavora e di chi non lavora dentro le amministrazioni comunali. Quella è la prima cosa che va fatta, considerando anche quello che sono i costi, perché è chiaro che ci sono degli uffici che vanno ottimizzati, dove va aumentato del personale, ci sono degli uffici dove il personale va diminuito probabilmente. Quindi va quella che è la macchina del personale, appunto la macchina operativa del comune, è una macchina che comunque la cittadinanza si lamenta spesso, ma questo comunque è un male comune un po' di tante altre città, ahimè purtroppo, dell'Italia. Viene in mente il Brunetta che metteva praticamente il conta orario lì. Quindi io penso una cosa: che diventa importante andare a valutare un attimino se questo lavoro è efficiente dentro l'amministrazione comunale. Io oggi non sono nella condizione di conoscere come funziona il comune di Calatabiano all'interno, perché mentre le altre amministrazioni, gli altri tre candidati escono da là dentro, io non ho mai lavorato appunto con l'amministrazione comunale, quindi non so che tipo di operato hanno. Ma una volta aver individuato quelle che sono le carenze interne, cercheremo di valutare anche i costi, perché è chiaro che è un costo non indifferente la macchina comunale. Quindi ritengo che la parte del personale è una parte abbastanza delicata, ma che va assolutamente affrontata nei modi e nei tempi giusti. Continuiamo con Antonio Petralia. Se e come intende intervenire sulla macchina burocratica, sul personale dell'ente? Beh, la macchina burocratica io la conosco benissimo, so che certamente sin dall'inizio vanno rimesse delle regole, perché in questi anni c'è stato un pochettino di confusione nell'organizzazione del personale. Poi è anche vero che ci sono stati tanti pensionamenti, quindi il personale è venuto a mancare, quindi sicuramente avremmo bisogno di attingere tramite dei bandi a personale esterno, magari prevedendo la possibilità, come la legge tra l'altro dispone, di far fare degli spostamenti da amministrazione a amministrazione. Ci sono le province che hanno attualmente sono degli enti che hanno il personale così quasi in esubero per
tutto quello che sicuramente gli spettatori conosceranno del problema province. Quindi c'è da attingere al personale esterno, per un sindaco sarà indispensabile anche utilizzare anche dei dirigenti, perché questa è un'altra problematica, dei dirigenti di fiducia per portare avanti, che producono, è vero, dei costi, ma devo dire che anche questa amministrazione attualmente, pur avendo criticato per tanto tempo l'utilizzo di personale esterno, poi di fatto ha fatto la stessa cosa. La differenza è che noi invece producevamo anche risultati utilizzando queste professionalità, questa amministrazione invece non è riuscita a cavar poco, diciamo, da questo personale esterno. E certamente poi la gente va anche un po' motivata, va presa nella giusta considerazione, c'è anche un atteggiamento, devo dire, non deve essere solo persecutorio, perché sennò non funziona. La gente deve essere motivata, deve essere coinvolta, il personale dipendente, al personale dipendente vanno messe le regole, applicate le regole, ma allo stesso tempo va coinvolto anche in maniera proprio emotiva nel proprio lavoro. Bisogna motivarlo, bisogna dargli degli obiettivi, bisogna trovare tutte le maniere per cercare di renderlo più efficiente. Naturalmente anche la parte, non so, della strumentazione va accolta nel posto giusto, cioè vanno utilizzati anche la strumentazione al passo con diciamo la tecnologia, no? Quindi da questo punto di vista pensiamo che l'informatizzazione di alcune procedure siano indispensabili. Già in parte il protocollo funziona in questa maniera, però per esempio per ciò che riguarda tutte le pratiche che vanno inviate all'ufficio tecnico, si potrebbero del tutto informatizzare e quindi determinare anche dei tempi certi per l'utenza. Salvo Trovato, se e come intende intervenire, qualora eletto sindaco, sulla macchina burocratica e sul personale dell'ente? Ma innanzitutto procederò con una riorganizzazione dei servizi, atti anche a razionalizzare la spesa, perché soprattutto in queste ultime amministrazioni per il personale esterno si è speso veramente tanto. Procederò con una riorganizzazione dei servizi, innanzitutto riaccorperò due aree, sia l'area tributi che l'area economico-finanziaria. Immaginatevi se in famiglia vi fosse una persona che gestirebbe le entrate e un'altra che gestirebbe le uscite, senza che vi sia dialogo l'una con l'altra. Io credo che in breve tempo si va in bancarotta. Questo è quello che è successo in questi ultimi anni nel comune di Calatabbiana. Abbiamo due aree, un'area per le entrate e un'area per le uscite. A capo di queste due aree ci sono due responsabili aree, quindi con due costi abbastanza notevoli. Vi sono due uffici organizzati a sé stanti, ovviamente con una disposizione logistica e con dei precisi costi. Tra l'altro l'area tributi è anche collocata presso l'ex presidio ospedaliero, quindi siamo anche in affitto e paghiamo anche l'affitto. Quindi innanzitutto andremo a riaccorpare queste due aree e mettere a capo di queste due aree un unico responsabile di area, quindi tagliamo una posizione organizzativa. Andiamo anche a riaccorpare l'area ecologia con l'area tecnica, che ad oggi ci sono due aree, rifacendone una soltanto, quindi andando a risparmiare anche sulle posizioni organizzative in seno all'area tecnica. E poi è inaccettabile che oggi un cittadino lascia una giornata di lavoro per andare a richiedere un certificato e magari perché il dipendente è malato oppure non si è presentato al lavoro per un giorno di ferie, il servizio rimane bloccato perché non ci sono i sostituti. Quindi occorre innanzitutto riorganizzare i servizi e soprattutto razionalizzare la spesa. Questi sono due passaggi fondamentali, sin da subito questi vanno fatti. Ma va detto anche, noi abbiamo inserito dei punti specifici nel nostro programma. Uno è il progetto SOS SMS, è un numero attivo 24 ore su 24 in cui il cittadino, che magari spesso chiama i vigili urbani e loro che già sono anche in sottorganico, si trovano fuori dal comando e quindi è difficile da reperirli. Con questo cellulare è facile, perché comunque possono anche mandare un messaggio e possono li reperiscono e possono essere rimanere in contatto con estrema facilità. Qualcuno
qualcuno si è posta la domanda: ma come fanno la notte? I vigili lavorano fino alle 20. Questo numero rimane attivo anche la notte, solo che poi la notte si ricollega automaticamente agli altri numeri di emergenza, quindi digitando magari una scala numerica, quindi con i vigili del fuoco, con i carabinieri, con l'ambulanza e quant'altro. Mentre per quando riguarda il pool di tecnici che noi vogliamo associare ai funzionari della pubblica amministrazione in atto in servizio presso l'ente, io ci tengo a precisare che saranno a costo zero. Noi li abbiamo già individuati e collaboreranno con la pubblica amministrazione e i dipendenti a costo zero. Noi ci fermiamo per il secondo stacco pubblicitario, pochi minuti, restate con noi perché poi c'è la parte finale del confronto tra i candidati sindaco del comune di Calatabiano che continua, restate con noi. La tua casa dei colori si chiama Centro Colori Store ed è il più grande negozio di ferramenta e colori a Catania e adesso anche a Giarre. Troverai tutti i vari tipi di materiali per la ristrutturazione e decorazione della tua casa. Inventa il tuo stile, dando libero sfogo alla tua creatività col sistema tintometrico e spettrofotometrico, scegliendo la tinta adatta. Offre una completa assistenza e consulenza ai propri clienti. Realizza stampe di grandi dimensioni, bordi decorativi e carta da parati personalizzata. Realizza anche elementi decorativi come rosoni, cornici e bordi in gesso su misura, con colori personalizzati. La magia di colori ti aspetta a Catania in via della Concordia 142 e a Giarre in via Luigi Sturzo 34. Ritorna il primo grande evento dell'estate siciliana, tutto in una notte. Quest'anno, Notte Ionica, due città turistiche, due grandi palcoscenici, un'alternanza di ospiti e special guest, un'unica grande festa per le strade di Giarre e Riposto. Notte Ionica, da Piazza San Pietro e da Piazza Duomo, passando da Piazza Arcoleo, Corso Italia, Piazza Carmine, Villa Pantano, Piazza del Commercio, Lungomare del Porto. Musica, ospiti speciali, grandi premiati del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, con attrazioni internazionali, artigianato e live. La Proloco, in collaborazione con la Regione Siciliana, assessorato al turismo, il Comune di Giarre, il Comune e la Proloco di Riposto, la Concommercio di Giarre, presenta Notte Ionica, il 2 giugno in Piazza Duomo a Giarre e in Piazza San Pietro a Riposto. Notte Ionica, dalle 10 del mattino fino a notte inoltrata e alle 21 il Gran Galà televisivo con Antonello Musmeci, Emanuela Corsi, Paola Parisi, Salvo Grasso e con la partecipazione straordinaria di Cecilia Gayle, numero uno della canzone caraibica nel mondo. Notte Ionica, 2 giugno 2017. L'estate può avere inizio. Quando arriva il momento di assumere i tuoi medicinali e ti accorgi di esserne rimasto senza, puoi scegliere di affidarti a Far Express. Chiama il numero verde gratuito e attraverso una semplice telefonata provvederemo a ritirare la ricetta dal tuo medico, acquistare i medicinali nella tua farmacia di fiducia e a consegnarli direttamente presso il domicilio da te indicato, evitando così le lunghe attese. Affidati a Far Express e la salute bussa alla tua porta. Il servizio Far Express lo trovi a Giarre, nella sede centrale di via Massimo D'Azeglio numero 33 e nelle sedi zonali a Piedimonte Etneo in via Umberto numero 127-129 e a Mascali in via San Giuseppe numero 136. Per tutto il mese di maggio, grande festa Calatabiano. Il comune di Calatabiano, col patrocinio della Regione Sicilia e dell'assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, dà il via dal 12 al 14 maggio alla 33esima edizione della Sagra della Nespola, una mostra mercato dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Seguiranno i solenni festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco, compatrono e protettore di Calatabiano. Tra folklore e devozione, immancabili la tradizionale calata di San Filippo di sabato 20 maggio e la chianata di San Filippo di domenica 28 maggio. L'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, costituito dal Liceo Classico con sede centrale a Giarre, dal Liceo Scientifico Linguistico di Lingua Glossa, dal Liceo delle Scienze Umane di Riposto e Castiglione di Sicilia, compie 130 anni di attività.
Un'attività che si prefigge di realizzare pratiche educative e formative volte a promuovere la persona umana e ricollocare l'uomo contemporaneo in una civiltà più umanamente fruibile. Tanti progetti previsti di interesse nazionale nel periodo da gennaio 2017 a maggio-giugno 2018. Dall'anno scolastico 2017-2018 a Lingua Glossa è attivo l'indirizzo di Scienze Applicate. Venite numerosi a visitare le nostre sedi, perché il futuro ha un cuore antico. Il liceo classico a Giarre in via Padre Ambrogio 1, il liceo scientifico linguistico a Lingua Glossa in via Vignazza 1, il liceo delle scienze umane a Riposto in via Francesco Crispi 40 e a Castiglione di Sicilia in via Guglielmo Marconi. Vi aspettano. Ciao, io sono il Mastello Marrone. Depositate qui l'umido, cioè gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, ma anche foglie e piante. Io sono la busta delata blu. Raccolgo insieme cartone e carta. Mi raccomando, fai attenzione. La carta non deve essere sporca. Io invece raccolgo il vetro. Scusa, non mi sono presentato. Sono la busta telata verde. Gialla come il sole? Sono io, la busta che raccoglie tutta la plastica, l'alluminio e l'acciaio. Sciacqua bene prima di buttare, così saremo puliti e comodi. Io sono il Mastello Grigio. Ingerisco tutto quello che non è riciclabile. Giocattoli, lamette, porcellana, penne e altri oggetti. Ed io che sono un rifiuto ingombrante. Prenota il ritiro all'855-0811. Mi verranno a ritirare direttamente sotto casa tua. Trova il riposto giusto per collocare i tuoi rifiuti. A Riposto parte la raccolta differenziata. Riceverai direttamente a casa tua il kit di raccolta contrassegnato con un codice che individua il nucleo familiare, il calendario ed il book guida. Oppure ritirare il kit con gli addetti della tua zona, così puoi mettere fuori la tua raccolta differenziata. Chiama il numero verde 855-0811 o informati su ripostogiusto.it, anche su Facebook. Il Riposto Giusto, l'impegno di ognuno per il benessere di tutti. La 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 la. Radio Monte Carlo, chic and pop. Confronto tra i candidati sindaco di Calatabiano. Partiamo con la quinta domanda. Per nella storia e nell'economia calatabianese un ruolo importante lo gioca l'agricoltura. Idee, soluzioni e progetti per il primo settore in caso veniste eletti sindaci. Cominciamo con Antonio Petralia, progetto Calatabiano. Io mi ripeto sulla questione agricoltura, che a nostro avviso uno degli interventi principali e prioritari sono quelli di recuperare la viabilità di penetrazione agricola, che è estremamente fondamentale. So che qualche mese fa è uscito proprio un bando che incentivava gli interventi sulla viabilità agricola, e anche lì al solito nessuno è stato capace di tirarla fuori, perché era sia per potevano partecipare sia le amministrazioni pubbliche che i privati. Certamente l'amministrazione in questo senso non deve farsi mancare la possibilità di accedere ai finanziamenti, così come alla stessa maniera non deve perdere anche occasione di sollecitare anche gli agricoltori a partecipare ai bandi, e quindi creare uno sportello adeguato per poter fare una comunicazione di questo genere. Poi un'altra problematica fondamentale è quella dell'irrigazione del nostro territorio. A noi l'acqua non manca, però esiste una rete di canali creata, diciamo, agli inizi del Novecento, forse anche prima, che deve essere gestita nei migliori modi possibili. Attualmente c'è un'associazione di carattere privato, una società privata,
che in qualche maniera si arranga per gestire la manutenzione di questo canale di irrigazione, noi siamo convinti che il comune dovrebbe essere diciamo primo attore in questa attività. Per questo proporremo certamente un'azione diciamo più congiunta tra gli agricoltori e l'amministrazione comunale al fine proprio della gestione vera e propria di questo canale di irrigazione, che per noi è molto importante. Poi è anche vero che l'altro aspetto, quello dell'attività agricola vera e propria, certamente questo sarà di iniziativa dei privati, quello di rinnovare la tipologia di colture nel territorio, per esempio quella dell'olio sta andando abbastanza bene, noi abbiamo raccolto anche delle indicazioni sulla costituzione di realizzazione di frantoi oleari, no? Che poi possono essere gestiti in società tra i vari agricoltori. Il comune non può altro che farsi diciamo promotore di queste iniziative e quindi cercare di mettere insieme gli agricoltori affinché possano investire sul territorio e quindi non solo accedere ai fondi europei, ma anche. Salvo Trovato, siamo Calatabiano, idee, soluzioni e strategie per l'agricoltura calatabianese. In questi giorni ho avuto modo di incontrare veramente tanti agricoltori. Ho voluto insieme a loro condividere dei punti da inserire nel nostro programma. E devo dire che uno dei punti su cui daremo maggior rilievo è la viabilità rurale. Calatabiano è attraversata da diversi torrenti, per esempio per raggiungere la contrada di Giuliano o di Felicetto o contrada Bosco, che sono le aree dove si estendono per lo più estensioni e quindi colture, bisogna attraversare dei torrenti. La normativa vigente ad oggi vieta l'accesso presso i fondi privati attraversando i torrenti. Quindi punteremo anche con l'assistenza di questa squadra di esperti e di tecnici che ci lavorerà gratuitamente al nostro fianco a percepire quanti più fondi possibili per creare queste strade ai margini di questi torrenti, soprattutto per quanto riguarda Monte Giuliano e la contrada di Felicetto, che ad oggi bisogna fare sia un attraversamento nel torrente Santa Beatrice che perché diciamo proseguire lungo l'alveo del torrente Santa Beatrice. Queste sono due strade a cui noi daremo un'importanza incredibile, anche perché per raggiungere Giuliano veramente occorrerebbe un tratto di strada veramente breve di circa 100 metri e che quindi diciamo raggiungibile da una via già comunale, quindi eviteremo e annulleremo l'attraversamento. E ripeto, e questo lo faremo per rispetto della normativa vigente, perché la legge già vieta gli attraversamenti degli alvei dei torrenti. E un'altra cosa, ovviamente punteremo sul marketing dei nostri prodotti locali. Uno dei nostri prodotti di nicchia è la Nespola e non possiamo permetterci di pubblicizzare la Nespola una sola volta l'anno in occasione di una sagra che poi ad oggi è stata ridotta in un vero e proprio mercatino dell'artigianato, quindi ha perso anche quello spirito di sagra delle Nespole che pubblicizzava il nostro prodotto. E quindi punteremo sul marketing dei nostri prodotti, ma soprattutto punteremo anche con un'applicazione che va a rilanciare i nostri, quindi un'applicazione che apriremo sia che si potrà accedere sia dai tablet che dagli smartphone e che verrà chi vorrà visitare il nostro comune ha nello stesso tempo a conoscenza i nostri prodotti e le nostre aziende, specie in ambito agricolo, perché ci sono delle aziende vivaistiche a oggi dimenticate dalle amministrazioni precedenti che esportano prodotti in tutto il mondo, che fanno conoscere il nome di Calatabiano nel mondo. Ho avuto modo in questi giorni di conoscerle ancora più da vicino e devo dire che insieme a loro ho pianificato e insieme a loro porteremo avanti tante iniziative. Stefano Di Bella, idee, soluzioni e strategie per l'agricoltura calatabianese.
Ma diciamo che nelle scorse settimane ho avuto il piacere di visitare Giuliano e Felicetto praticamente con una moto ape e un agricoltore. Mi sono fatto questo tour attraverso i torrenti, attraverso le strade che non ci sono. Ed è da spavento. È da spavento come questa gente debba andare a lavorare rischiando che se dovesse venire improvvisamente una pioggerella non possono più tornare a casa. Strade totalmente franate. Quindi io credo che oggi non possiamo parlare di agricoltura se prima non pensiamo a rendere vivibile e viabile appunto la gente che deve andare a lavorare in questi luoghi. È inutile che noi ci lamentiamo del fatto che magari i nostri agricoltori non fanno cooperativa, ma come devono fare cooperativa? Perché devono fare cooperativa quando sono questi territori totalmente abbandonati? Allora io ritengo che per parlare di agricoltura bisogna iniziare dall'A anche in questo caso e finire con la Z, bisogna veramente strutturare un po' tutto, mettere in condizione questa gente di poter andare a lavorare. È anche vero il contrario, che quando questi agricoltori hanno fatto una conferenza nei giorni scorsi perché volevano che noi candidati lì andavamo a trovare e parlare appunto di agricoltura, non si è presentato nessuno, c'ero io solo insieme a 4 agricoltori. Quindi io credo che qui bisognerebbe ragionare sul serio su quella che è la volontà reale dell'amministrazione comunale nell'aiutare questi agricoltori. È inutile che facciamo tante chiacchiere e parliamo di chissà quali grandi progetti. Bisogna comunque dimostrare sul serio di volerli aiutare. I bandi ci stanno proprio nel campo dell'agricoltura, agricoltura e turismo sono proprio quelli più diffusi. Vedevo l'altro giorno, ho tirato fuori almeno 4-5 bandi diversi che davano spazio a tutta l'agricoltura possibile e immaginabile, dal giovane che vuole diventare agricoltore a chi vuole ristrutturare e sistemare le proprie terre. Quindi io non credo che sia un problema legato è un problema di volontà, ecco, mettiamola così, di non dimenticarci di questi agricoltori, ricordarci solo nelle campagne elettorali e poi arrivare durante 5 anni e scordarci che esiste l'agricoltura. La Nespola è un argomento importante, non possiamo parlare di fiera della Nespola quando la Nespola non c'era. Quindi io credo che va rivisto totalmente l'argomento Nespola, l'argomento gli agrumeti, l'olivo, quindi tutto quello che sono appunto quei comparti che oggi potrebbero portare alto il nome di Calatabiano. Mi sono permesso di contattare delle cooperative al nord Italia, esattamente a Trento, dove io comunque ho un ufficio lì, e ho contattato appunto il commercialista che gestisce queste cooperative e mi ha detto che loro sono disponibili a ragionare con noi, ma è chiaro che prima di ragionare con loro dobbiamo essere pronti noi. Ultimi 30 secondi. Quindi io credo che quello che è l'argomento agricoltura è un argomento che va ragionato, creando probabilmente anche un luogo, uno stabilimento dove possiamo fare lo smistamento e quant'altro e possa unire appunto gli intenti di tutti. Abbiamo chiuso il ciclo delle domande con i nostri candidati sindaci. Adesso ciascuno di loro avrà, con la stessa formula con cui si è svolto il confronto, 1 minuto e mezzo per un appello agli elettori, per cercare di convincere l'elettorato sulle tematiche che loro riterranno più opportune. E cominciamo da Salvo Trovato, candidato sindaco di Siamo Calatabbiano. Ma uno dei miei slogan di questa campagna elettorale è Torniamo Comunità. Ci tengo a spiegare cosa significa e il significato che abbiamo dato noi a questo slogan. Noi crediamo che Calatabbiano in questi ultimi anni è stata divisa. Noi vogliamo che si ricombatti e soprattutto ritrovi l'orgoglio di essere comunità, perché solo quando una comunità è coesa e unita può ridiventare forte. Noi ci crediamo fortemente. Abbiamo un programma, lo abbiamo fatto con voi, lo abbiamo fatto in questi giorni con delle iniziative di ascolto a cui hanno partecipato tanti nostri compaesani e siamo molto fiduciosi, siamo convinti che giorno 11 i calatabianesi non volteranno più pagina, perché questo è stato fatto in questi anni, ma cambieranno libro direttamente. Noi ci siamo, abbiamo le idee chiare e adesso abbiamo soltanto bisogno della vostra fiducia. Stefano Di Bella, candidato sindaco di Calatabbiano del Popolo. 1 minuto e mezzo per l'appello anche per lei. Ma io sono del parere che innanzitutto bisogna cambiare, lo abbiamo utilizzato in tutti i nostri slogan dicendo è ora di cambiare. Sono stati anni che i miei competitor hanno gestito Calatabbiano, è il momento di cambiare e girare totalmente, svoltare pagina. Noi siamo forse quelli più umili, più pensiamo di voler riportare il popolo a comandare e a gestire appunto Calatabbiano, sarebbe anche ora.
il mio appello è molto semplice, quello di ragionare con le loro teste. Io non credo per esempio ai costo zero, io credo semplicemente che tutto ha un costo, ma che va gestito bene, quindi ci vuole voglia di fare. Quindi il mio appello è: ragionate con le vostre teste. Se proprio dovete poi votare l'amico, il parente, cosa che alla fine in questi contesti può anche capitare, il sindaco sceglietelo voi. Quindi vi invito a votare sì un consigliere, ma fare attenzione a votare anche il sindaco, perché il sindaco è quello che vi aiuterà in questi prossimi 5 anni. Antonio Petralia, candidato di Progetto Calatabbiano, 1 minuto e mezzo per l'appello per lei. A me e anche ai miei colleghi di lista non piacciono gli slogan. Io in particolare dico, io non procedo per slogan, assolutamente. Io credo nella concretezza dei fatti, credo nella progettazione, nelle idee brillanti. Noi ci siamo in qualche maniera simboleggiati con una lampadina accesa, che significa appunto il progetto, l'idea, e vogliamo procedere in maniera concreta per arrivare a dei risultati. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo anche stasera indicato alcune dei punti del nostro programma, ma ce ne sono tanti altri che avremo occasione certamente di spiegare anche tramite comizi alla nostra cittadinanza. Anche io credo poco al costo zero, perché spesso viene utilizzato così strumentalmente per cercare un po' di accalappiare l'attenzione della gente, ma siamo convintissimi che invece le cose vanno fatte, tutto quello che c'è da fare va fatto e vanno dati risultati. Le persone quando spendono qualcosa vogliono avere un risultato. Non spendere niente e non aver risultati, come spesso è accaduto in altre realtà, compresa quella attuale, spesso il primo cittadino si è fregiato di aver avuto delle cose gratis, e queste cose gratis hanno prodotto veramente il nulla. Io ringrazio i candidati alla carica di sindaco del comune di Calatabbiano: Stefano Di Bella, candidato sindaco di Calatabbiano del Popolo, Antonio Petralia, candidato sindaco di Progetto Calatabbiano, e Salvatore Trovato, candidato sindaco di Siamo Calatabbiano. Per dovere di cronaca ricordo che non ha partecipato al confronto Giuseppe Intelisano, candidato sindaco di Calatabbiano del Cuore, che però ci tengo a sottolineare era stato ovviamente invitato al confronto. Grazie ai calatabbianesi e non solo che ci hanno seguiti questa sera. Io vi rinnovo l'appuntamento domani alle 14 con l'informazione quotidiana del TG di Prima Notizia, e domani alle 21.30 bisseremo l'appuntamento con i nostri confronti domani sera con i 4 aspiranti primi cittadini di Fiumefreddo di Sicilia. Grazie per averci seguito e buona serata.